Appena reduci dalla proclamazione degli eletti, un evento storico per il Movimento 5 Stelle per la prima volta in regione, qual è il primo commento? Il primo commento è di gioia, perché anche oggi abbiamo scoperto che non saremo più 7 e che invece anche la provincia di Brindisi avrà un suo rappresentante che si chiama Gianluca Bozzetti, un ricercatore, un bravo ragazzo che sicuramente darà manforte alla squadra corposa, che come primo risultato per la prima volta saremo 8 su 50 e ci faremo sentire, quindi noi siamo fiduciosi, anche perché sappiamo già che non funziona quasi nulla in regione, nel senso che lo spreco è all'ordine del giorno e i disservizi pure, quindi andremo lì adesso finalmente ad avere accesso agli atti e cercheremo di informare i pugliesi in maniera costante, perché purtroppo la mala politica si nutre del disinteresse della gente, e tra i primi atti che chiederemo sarà quello dell'accesso libero ai consigli regionali, che adesso invece ti devi accreditare, e chiederemo la diretta streaming dei consigli regionali, proprio perché la gente abbia la possibilità di informarsi, di conoscere i fatti e di sentire le nostre parole, che non mancheranno di arrivare nella carne viva della mala politica, perché purtroppo di questo si tratta, di mala politica. Un consiglio a Michele Emiliano. Un consiglio a Michele Emiliano è quello di adesso, dopo tante belle parole, promesse disattese, bugie, di chiamarci su punti programmatici e da condividere percorsi insieme, perché noi sui programmi siamo disponibili a discutere con tutti. Adesso lo aspettiamo alla prova dei voti, perché è lì che si vedrà veramente se hanno intenzione di cambiare questa Puglia.